Buonasera amici, ciao Salvatore. Ciao Francesco. Oggi parleremo in questo nostro video di una alterazione dello stato di salute che i medici chiamano malattia. Chiamano malattia, comunemente chiamata anche anoressia. Il perché di questo video? Perché ci sono state numerose mail di nostri amici che sia tramite YouTube che su Facebook ci hanno chiesto, o perlomeno ti hanno chiesto espressamente, di fare un video sull'anoressia e di spiegarci il perché chi si ammala di anoressia. No, hanno detto, scusa Pergè, hanno detto che da noi, perché loro lo sanno, e ci sono state molte persone che hanno fatto 100 giorni di digiuno, sono dimagrite ma non sono mai diventate anoressiche. Invece queste persone non mangiano, è come se facessero digiuno e diventano anoressiche. Cos'è? E soprattutto hanno degli effetti collaterali deleteri per la propria salute. In realtà con il digiuno terapeutico invece non stai male, ma anzi stai meglio. Quindi volevano capire la differenza sostanziale fra un digiuno terapeutico e chi soffre di anoressia. A tal proposito, cosa puoi dirci, Salvatore? Beh, vedi, io ho parlato tante volte in diversi miei video e a quanto sembra l'ha detto Gesù di Nazareth quando, attraverso il suo pellegrinare dai 30 anni ai 33 anni, c'era dentro di lui il Cristo e non l'anima di Gesù. Ha detto che tutti quanti gli esseri viventi, e non sono io che l'ho detto, c'è scritto ancora nell'Evangelo, chiunque può leggere l'Evangelo. Quando un ragazzo gli disse: maestro, cosa devo fare per raggiungere il regno dei cieli? Gesù gli disse apertamente: lascia tutto e seguimi. Quel ragazzo gli disse: maestro, vedi che è morto mio padre, lascia che io lo seppellisca e poi ritorno da te. Ah no, lascia che i morti seppelliscono i morti, tu adesso vivi, vieni con me. Come si fa se i morti seppellire i morti? Cioè che escono dalla tomba e seppelliscono gli altri loro consanguinei? Cioè i morti sono coloro che sono vivi e morti nello spirito. Gesù intendeva dire questo: lascia che i morti nello spirito seppelliscano i morti nella materia. Tu adesso vivi, hai capito il meccanismo e vuoi raggiungere il regno dei cieli e allora segui me. I morti che seppelliscono i morti, cosa sono? Sono tutti quegli esseri che non sono più connessi col loro corpo psichico. E queste sono morte, vivono per inerzia, vivono attraverso solo i 5 sensi fisici, più di queste non hanno, non ragionano e sono preda di tutti i predatori, siano esse, diciamo così, di altre dimensioni che si nutrono della nostra energia vitale, sia di tutti i predatori che possono essere chiamati, diciamo così, capi di Stato, che possono essere chiamati potere costituito, che possono essere chiamati medicina, e multinazionale, e quelli dei bambini, come si chiamano, cioè, i medici dei bambini, i pediatri, dai pediatri, dai psicologi, dai psichiatri, specialmente dai psichiatri che non sanno che cos'è la psiche, che non hanno mai conosciuto la psiche e che non hanno mai potuto analizzarle perché non abbiamo gli strumenti per analizzarle. Quindi queste sono più assassine degli altri perché danno soltanto morfina e cocaina per bloccare il cervello umano. Perché tutto nel cervello succede quello che succede, che diventano soltanto robot e basta, non hanno più senso di vita, sono zombie viventi. Quindi non essendo più in connessione né col corpo psichico né col corpo astrale, che sarebbe il corpo emotivo, né il corpo mentale, che sarebbe il raziocinio, quindi mente sana e corpo sano, essendo la personalità smembrata, non essendoci più, se un essere del genere che ha soltanto un corpo fisico
e vuole fare un vuole digiunare e non riesce più a mangiare, morirà. Perché non c'è nessun punto di collegamento, perché non c'è più nessuna connessione, non riceve energia dall'altro mondo, dal mondo quadridimensionale, dal mondo psichico. Quindi è come in balia a tutti gli eventi. Invece coloro che fanno i digiuni con me, o quelli che ho fatto io quando ero ragazzino in Val d'Aosta, 60 giorni di digiuno, non ho mangiato, non ho bevuto, eppure sono stato l'unico a non prendere la spaziale di quei periodi. Tutti si sono ammalati e in Europa c'è stata, come diceva Totò, la moria delle vacche, la moria degli uomini. Io ero tranquillo, in maniche corte uscivo con la neve che era 2 metri di altezza e superava le macchine. Quindi cosa è il problema? Queste persone lo sanno. Tu cosa stai prendendo adesso? Io sto prendendo i 3 antibiotici fatti da te al mattino, quello col limone, con l'aglio e col propoli. Sono così? Così. Così. E un bicchiere di spremuta d'arancia o succo di barbabietola. Se voglio un bicchiere di brodo. E poi il fieno greco che ho da cavallina, basta. E quando sembra i tuoi ospiti sono andati via, stanno andando via. Stanno andando via i miei ospiti interni, ma non solo loro, sono uscite tante cose. Non soffro la fame, non soffro il freddo delle docce fredde, non soffro la sete. Non cammino a piedi nudi sui ciottoli? Sì, cammino a piedi nudi, sto benissimo. La notte sei sul tetto a vedere le stelle, a sentire sì. A vedere il tramonto? E sto molto bene. Invece l'altra volta che ho fatto il digiuno sono andata nell'anticamera dell'anoressia, ho capito gli anoressici perché non avevo la connessione e rifiutavo il cibo e mi sentivo male, tutta un'altra cosa. Invece adesso c'è una pace, un benessere incredibile e una gioia. Benissimo, questa è importante. Quindi tutti coloro che sono non più connesse, disconnesse, possono raggiungere pure la morte. Beh, qualcuno ha parlato sulle mail che tu hai controllato, che ci sono medici che danno soltanto la carne per mangiare, per curare le persone. Beh, sì. Io posso dire che la sola carne ad una ragazzina, ad una ragazza, diciamo così, l'ha fatta dimagrire subito, la pelle è diventata flaccida, qua non diventa mai flaccida. Più la pelle si restringe e diventa elastica. Quindi si chiude benissimo con tutto il corpo. Queste cadenze di pelle o tutte cose non ci sono, ma non è successo qualcosa di più grave, che dopo che ha smesso di fare il digiuno e ha ripreso a mangiare continuava a dimagrire. Più un tumore alla tiroide gli è venuta, altri sono morti con queste condizioni. Cioè io non riesco a capire perché nessuno di quegli imponitori, di quei massacratori nel mio, no, nei miei confronti, non se la prendono con i medici che assassinano ogni giorno l'umanità. Se la prendono con me che do la vita, che do il benessere fisico, senza che mi prendo tutti quei soldi, tutte quelle cose che bisogna chiedere a tutte le persone che io ho guarito, ho curato, specialmente di grandi malattie che sono guarite, se io ho richiesto soldi per la guarigione. Se io richiedo soldi per il seminario, io sono al di fuori di queste cose. Ma non si può permettere che una persona viene qua 40 giorni a casa mia e io che prendo 1.000 euro al mese e ho 2 figli e 2 nipoti, io debba mantenere queste persone qua gratuitamente. Cioè loro appartengono al nostro gruppo, diciamo così, si sono connessi col centro studi, ma che diano almeno il loro opulo, in quanto a casa dovrebbero spendere molto molto di più. Vedi, sia Emanuele per la prostatite che c'ha, sia lei per i suoi piccoli problemi, tu metti argilla in testa? Sì. E dove? In testa, quel braccio che non lo usavo più, al piede che me lo sono rotto in 2 dita e caviglia,
qui che era 3 mesi che non mi passava un bruciore interno, il ginocchio che era partito. E adesso come vanno le cose? Elastica, avevo dei dolori qui cronici da 10 anni. Signori miei, dalla testa mi è uscito di tutto. Ah. Macchie, si è deformato il cranio. Perfetto, bravo, dimmi queste cose. Dolori, l'argilla, io faccio un casco da astronauta d'argilla e tengo solo il naso e la bocca fuori, lo tengo 1 ora e mezza al giorno, poi ne faccio altri non completi, solo la testa. Io ho visto il mio cranio, queste sarebbero state future malattie, non così succede da poco, sarebbero state veramente future. Tumori al cervello. Tumori al cervello, diciamolo pure. E avrei lasciato i miei 3 figli ben presto, e ho visto il mio cranio deformarsi e dopo 6-12 ore ritornare a posto, ho visto macchie marroni, macchie gialle, rosse uscire, dolori uscire fuori, proprio l'argilla assorbe, che se io avessi dovuto comprare a casa chili di argilla come sto facendo. Ma non qua, questa argilla. Tu compreresti argilla ventilata che ti costa un casino di soldi e non funziona. Anche non ventilata costa lo stesso. Molto. Qua noi mettiamo quintali di argilla. E sto bene. C'è una montagna piena, tonnellate di argilla noi versiamo sui nostri pazienti. Vai a pagare questo a Milano. O in tutte le altre parti da dove vengono queste persone. Ah, per non... Ed è tutto gratuito. Anche tutto l'herpes zoster che l'herpes sta zoster. Uscendo e sta esplodendo, proprio da dentro sta uscendo fuori come non mi è mai uscito ed era 12 anni che ce l'avevo e non riuscivo a debellarlo in nessun modo. Non succede niente, sarebbe degenerato in malattia anche quello e si muore poi quando degenera. Bravissimo. E qua passa l'ultima tutto. L'ultima cosa che voglio dire è che se anche tu sei d'accordo, radi a zero. Sì, da domani. Da domani radi a zero. E perché faccio rapare come lo sono io? Perché io con la testa fracassata, il cranio aperto, 25 punte sulla testa, qua era tutto aperto, e la scatola cranica abbassata con un buco grossissimo, mi hanno maciullato, c'erano 3 ematomi, uno di 9, uno di 6 e uno di 3,5 centimetri. Ebbene, con quintali d'argilla non c'è più niente. I miei neuroni funzionano perfettamente, il sangue si è stato riassorbito, non ci sono alterazioni. Io ricordo tutto perfino dalla prenascita, prima di nascere a oggi. Ricordo tutto quanto. E mi sono svegliato dopo 2 mesi, ero morto, dichiarato morto. E nel prossimo video dirò qualcosa di molto importante sulla medicina. E quindi quello che ha detto Elisa riguardo a quello che noi facciamo qua come cure, come terapie, non ha nessun senso a casa, perché non potrebbero mai comprare tutto quello che noi diamo qua gratuitamente, che questo se lo mettono bene in testa tutti i nostri detrattori. Noi non fottiamo soldi a nessuno, noi non rubiamo niente. Quello che noi diamo è che loro, diciamo così, ci danno un compenso per le cose che dovrebbero comprare e li compriamo noi e gliene diamo. Noi gliene diamo 10 volte in più di quello che loro danno. Cioè, compreso la mia assistenza giornalmente 24 ore su 24 ore, che io non mi prendo niente né per la guarigione né per i seminari. Cosa sta a significare questo? Che non è gratuito tutto quello che faccio. Vuol dire che sei un esseno. Vuol dire che sono un esseno. Sì. Salvatore, non Torino, è stato attento a Torino. A Torino è speciale lo stesso, è un personaggio. E quindi va benissimo. E quindi ritornando al discorso dell'anoressia, cosa vogliamo dire a tutte queste persone che credono di essere ammalate o in realtà, come abbiamo già detto, sono un'alterazione della salute? Non possono farci niente, sono disconnesse. Finché non riescono a capire e non hanno la loro autostima, perché io insegno ad avere la loro autostima, e non hanno la connessione, avranno dei problemi per tutta la vita. E non c'è medico o medicina che possa salvarle. Infatti, cioè, non riescono a togliere
la febbre a 40 una bambina, la lasciano 15 giorni con tachetrine e antibiotici a farla morire. Se l'aumenta la febbre interna, si aumenta, i bambini muoiono. E io in un'ora faccio passare questa febbricola senza tachipirine e antibiotici. Ma è umano questo? Non è umano, quindi lasciamo perdere, Francesco. Mi chiedo tanto di mia figlia. E allora? Dimmi tu. Mi chiedo tanto di mia figlia? Sì. Dimmi, dai, dillo, che ascoltino. Io ho tre figlie. Cinque anni fa la mia prima figlia Linda, che oggi ha 21 anni, a 16 anni è entrata in anoressia e io non avevo né la conoscenza di Salvatore e tutte le sue informazioni, ma avevo Cristo in me e ce l'ho sempre avuto. E non ho mai dato medicine ai miei figli, come io non ho mai usato in vita mia. Sapevo istintivamente, come un'informazione forse antica dentro di me, dovuta ad altri passaggi che ho fatto prima, conservata, istintivamente riuscivo a guarirli e nelle 24 ore, cosa che altri genitori davano antibiotici e i bambini stavano con febbre alta nel letto una settimana, i miei figli hanno fatto pochissime assenze a scuola, avevano sempre una grande energia. Quando Linda è entrata in anoressia, io quando me ne sono accorta era già passato un mesetto, e perché lei nascondeva tutto, andava in bagno a vomitare, quindi ho dovuto accorgermene. È successo che il papà ha insistito perché andasse in una comunità, lei ci è andata due volte, poi ha rifiutato di andare insieme agli altri e allora io gli ho proposto un cammino tra me e lei. Me la sono tenuta molto stretta e abbiamo parlato moltissimo da quando lei era in pancia, raccontandole che prima di tutto non era colpa sua, perché è un essere di una ipersensibilità superiore agli altri e quindi doveva ripulirsi energeticamente perché aveva assorbito dall'esterno tantissime cose ed era questa forse la causa primaria della sua disarmonia salutare. E dopodiché ho riempito ogni sua cellula di autofiducia e ogni giorno eravamo in connessione col Cristo e gli ho fatto fare delle visualizzazioni dove gli ho presentato la storia dell'asino che volevano seppellirlo in un fosso e man mano che buttavano giù le palate l'asino pestava la terra fino a sollevarsi e quindi gli ho detto: prendiamo tutti questi mattoni che hai messo sotto di te, costruendo un piedistallo fasullo perché sei crollata, cerchiamo invece di metterlo intorno a te a modi di protezione, perché sei un essere, sei un'anima superiore agli altri e la tua sensibilità ti sta uccidendo, quindi proteggiamoci. E l'ho riempita di autostima e di amore cristico e lei in 8 mesi, 9 mesi è uscita fuori dall'anoressia con una forza che non l'ha schiacciata più nessuno. E l'amore del Cristo vi aiuta. Sì. A chiunque. Lui disse: dove due o più sono lì nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Sì. E lo ha mantenuto per 3.000 anni e l'ha mantenuto con me. Mi ha salvato la vita dalla leucemia. Io non ho fatto medicina naturale. Io mi sono connesso con lui a Famigliano e sono resuscitata a nuova vita. Sono rinato e ho cominciato ad aiutare e a guarire gli altri. E questa è la verità. È l'amore cristico che aiuta. Quindi possiamo chiudere qui questo bellissimo video sull'anoressia. Grazie, grazie a tutti voi.